Quest'oggi vorrei parlarvi della nuova Yamaha MT-09SP, in particolare delle differenze che ha rispetto alla versione standard, ovvero l'MT-09 base. E vorrei rispondere ad una domanda in particolare, ovvero nel 2021 conviene prendere la versione base o l'SP? E alla fine del video andremo a chiedere questa domanda proprio ad una persona che ha comprato l'MT-09 e ha già fatto in passato questa scelta, ovvero a lui, Andrea Cervone, che ce l'ho proprio avanti in questo momento. Allora Andrea, tu perché hai preso la versione SP invece che la versione base? Cosa è stato che ti ha fatto fare questa scelta? Pensavo mi avresti chiesto perché ho preso questa e non la 2021. Vabbè, però comunque è ovvio che ho preso questa per lo... Il primo quesito che uno si pone quando vede il modello base dell'MT-09 e il modello SP è principalmente uno, ovvero vale la pena spendere 1700 euro in più? Per chi se lo stesse chiedendo, sono sul Gargano in Puglia, nello specifico tra Monte Sant'Angelo e Mattinata. Mentre facciamo queste belle curve, io inizierei subito col dire che tra la versione base e l'SP non ci sono differenze di motore, infatti entrambe condividono lo stesso identico blocco motore, ovvero il famosissimo 3 cilindri della Yamaha. E quindi a questo punto vi starete chiedendo quali sono le differenze tra queste due moto. La prima differenza più evidente la si può notare nel design. Infatti la versione SP ha una colorazione che riprende appunto quella dell'R1M. Oltre alla colorazione ci sono anche alcuni dettagli diversi. Troviamo vari elementi della moto in colorazione nera. In particolare troviamo le leve di freno e frizione, il manubrio e la corona della trasmissione. Sempre questo colore più scuro, quindi tendente al nero, viene ripreso anche dalle vaschette del liquido dei freni, sia anteriore che posteriore. Questo stile più particolareggiante della moto e anche premium, possiamo dire, viene ripreso anche nel telaio posteriore dell'ammortizzatore, che ottiene la colorazione in acciaio spazzolato. Sempre rimanendo in tema design, troviamo anche una sella rivista. Infatti quest'ultima ha delle doppie cuciture a contrasto. Tutto questo sempre con l'obiettivo di rendere la moto il più premium possibile, ovvero darvi un design e un carattere unico nel suo genere. Ma ora tralasciamo il fattore design e spostiamoci ad un altro argomento, ovvero la ciclistica, in particolare le sospensioni, sia anteriori che posteriori. Infatti la MT-09 in versione SP ha delle sospensioni completamente rivisitate. In particolare all'interiore troviamo delle forcelle Kayaba completamente regolabili. Regolabili sia in compressione che in estensione, sia alle alte che alle basse velocità. Le forcelle Kayaba hanno un diametro di 41 mm, mentre al posteriore troviamo un bel monoammortizzatore Ohlins. E la vera chicca di questo monoammortizzatore è che è possibile regolarlo da remoto. E questo rende molto più pratico il regolare la sospensione posteriore, perché grazie alla manopolina posta sul lato posteriore sinistro della moto è possibile appunto girandola andare a regolare il monoammortizzatore. Non è per niente da sottovalutare il fatto che la versione SP ha delle sospensioni diverse e migliori rispetto alla versione base, perché in caso vi facciate un uso più spinto della moto utilizzandola anche in pista, forse vi converrebbe avere delle sospensioni migliori e regolabili proprio come quelle dell'SP. Ma adesso non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere subito quali sono le altre differenze dalla versione SP alla versione base. Un'altra differenza che può sembrare piccola, però invece è abbastanza importante secondo me, la si può riscontrare nell'elettronica. Inoltre quest'ultima è proprio una novità del modello 2021 in particolare. Precedentemente non si era mai vista su nessuna MT. Sto parlando del cruise control. A cosa serve il cruise control? Molto probabilmente già lo sapete. Infatti quest'ultimo è installato su tantissime macchine ed è una funzionalità che da poco sta venendo installata anche sulle moto e serve a mantenere la velocità selezionata precedentemente. In particolare sull'MT-09SP questo lo si può fare quando si è almeno a 50 km orari e in quarta marcia. Parlando per esperienza personale, ho fatto dei tratti molto lunghi in autostrada in passato e quando ci sono a fare tanti chilometri sempre alla stessa velocità, fidatevi, viene un bel dolore al polso a mantenere l'acceleratore in posizione. Quindi non prendetela come un di più che è una sciocchezza su questa moto, ma anzi è abbastanza importante se volete fare dei viaggi medio lunghi. In particolare sulla 09SP è possibile impostare la velocità grazie a due tasti. Uno appunto imposta la velocità alla quale volete viaggiare, mentre l'altro serve a riprendere la velocità precedentemente impostata. Questo cruise control ovviamente è anche sicuro. Infatti se state viaggiando con quest'ultimo attivo, in caso utilizzate la frizione, il freno o l'acceleratore, verrà disattivato automaticamente e sarà a voi riattivarlo appunto con la funzione che vi dicevo in precedenza. Allora Andrea, tu perché hai preso la versione SP invece che la versione base? Cosa è stato che ti ha fatto fare questa scelta? Pensavo mi avresti chiesto perché ho preso questa e non la 2021. Vabbè, però comunque è ovvio che ho preso questa per le sospensioni, è l'unica differenza. Sospensioni quindi. Quale altro motivo dovresti prendere un SP? Quest'anno per il cruise control? No, l'importante sono le sospensioni, i soldi meglio spesi rispetto alla base. Perfetto.
Quindi proprio come diceva Andrea qualche secondo fa, lui ha optato appunto per la versione SP proprio per le sospensioni. Ma adesso ci spostiamo direttamente a casa per le considerazioni finali. Ah, ed eccoci qua finalmente. La luce blu è in onore della Yamaha, mentre questo è il mio DX90. Prima di passare all'ultimo paragone di questi due modelli, vi vorrei dire altre due cosette molto interessanti della versione SP. La prima è appunto che perde la caratteristica di avere una strumentazione in un colore differente rispetto al modello base. Infatti negli anni passati nella versione standard la strumentazione era di color chiaro, mentre nel modello più costoso e quindi più performante, ovvero l'SP, i colori erano invertiti. Ovvero tutto ciò che era chiaro sul modello standard era scuro sul modello SP. E questo appunto andava a dare un aspetto più scuro a quest'ultimo. Mentre quest'anno la Yamaha MT-09 acquista sì il TFT a colori, di cui sono rimasto piacevolmente sorpreso, anche se sinceramente me lo aspettavo che sarebbe stato inserito quest'anno. Ma va a perdere appunto la caratteristica di avere qualcosa di esclusivo rispetto al modello base. La seconda cosa invece riguarda il peso, ovvero la versione SP pesa soltanto un chilo in più rispetto al modello base. Alla fine è un po' una sciocchezza, perché per noi comuni motociclisti neanche lo avvertiamo un chilo in più su una moto. Mica siamo in MotoGP dove anche il grammo va a fare la differenza, no? Ma ora invece andiamo al punto fondamentale, ovvero quanto costa avere il modello SP rispetto alla versione base? La versione base la troviamo a 9.499, mentre la versione SP a 11.199. Quindi facendo due conti ci sono ben 1.700 euro di differenza. Lo so, come prima impressione possono sembrare tanti, soprattutto per una persona che magari si sta avvicinando al campo delle moto. Però dietro questo costo aggiuntivo c'è una buona motivazione. E come diceva prima anche Andrea, questa differenza di prezzo tra modello base e versione SP è dovuta principalmente alle sospensioni. Io per curiosità mi sono andato a vedere quanto costerebbe installare le stesse sospensioni della versione SP sul modello base una volta che se la si è comprata. E ora, prezzo alla mano, ve lo vado a dire. Ve lo dico fin da subito, potrebbe far ridere, ma costa più il monoammortizzatore Hollins che la forcella anteriore. Infatti per andare ad installare delle forcelle simili a quelle del modello SP si spenderebbe circa 1200 euro. E qua si inizia già a capire che non è poco, perché considerando che la differenza di prezzo tra i due modelli è soltanto 1000. Ma adesso andiamo al punto forte, ovvero il monoammortizzatore Hollins regolabile da remoto. Solo lui andrebbe a costare quasi 1450 euro. Quindi non considerando tutte le differenze che vi ho elencato prima e ciò che è in più la versione SP rispetto al modello base, solo per andare a disinstallare delle sospensioni migliori come quelle della versione SP sul modello base, andandola a fare ovviamente dopo averla acquistata, andrebbe a costare oltre 2500 euro. Nella precisione 2650 euro. E quindi ora andiamo a rispondere alla domanda fatta inizialmente nel video, ovvero conviene acquistare la versione SP? Andando a togliere tutti gli accessori che sono soltanto estetici, alla fine ci rimangono soltanto in più sospensioni e il cruise control. E quindi secondo il mio parere conviene prendere appunto il modello SP soltanto se andate a fare un utilizzo intensivo di questi due accessori, se così possiamo definirli, delle sospensioni, no? Ovvero se magari cercate un buon reparto sospensioni, magari utilizzate la moto in pista o fate un utilizzo più spinto uscendo anche nel weekend, oppure sapete già che prendete questa moto magari per fare qualche viaggio, qualche weekend, se no qualche bella settimana fuori, e quindi avete già in programma di percorrere lunghi tratti di autostrada o strade completamente dritte, andate ultra convinti sulla versione SP. Mentre magari se è la vostra prima moto, sapete di andarne a fare un utilizzo tranquillo in strada, magari utilizzandola anche soltanto come mezzo di trasporto, casa lavoro o casa uscite con gli amici, anche se in questo periodo uscite con gli amici, e soprattutto siete persone a cui non piace mettere mano alla propria moto, quindi cambiare pezzi, aggiungere, togliere, tutto così, valutate ovviamente anche il modello base. Sicuramente non arriverà la versione SP che è un gradino sopra, ma sarà leggermente sotto, non così tanto sotto, no? E comunque pur sempre un'ottima moto. Io come sempre vi ricordo di lasciare un like qui sotto per supportarmi e di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video. Ah sì, e parlando di accessori moto, passate dal mio canale Telegram Offerte Motori, dove pubblico le migliori offerte per auto e moto che possiate mai trovare su tutto il web. E noi ci vediamo al prossimo video.